Buonasera e benvenuti. La conferenza di questa sera è stata organizzata dal Circolo UAR di Padova. L'UAR, Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti, è un'associazione di promozione sociale nata a Padova 30 anni fa e ora con sedi in tutta Italia. Promuove la difesa della laicità, del libero pensiero e la diffusione della cultura filosofica e scientifica. Essere buoni europei, secondo Nietzsche, è il titolo della conferenza di questa sera. Nietzsche, uno dei principali filosofi del XIX secolo, è quello che probabilmente ha più influito nel pensiero del Novecento. Abbiamo qui con noi, come relatore, un suo appassionato e profondo conoscitore, Pietro Gori. Allora, Pietro Gori si è laureato presso l'Università degli Studi di Padova e ha conseguito il dottorato di ricerca in filosofia moderna e contemporanea presso la Scuola Europea di Studi Avanzati dell'Università di Napoli. Sempre a Napoli, durante il triennio del dottorato è stato anche borsista presso l'Istituto Italiano per gli Studi Storici. Successivamente ha ricoperto incarichi di ricerca presso l'Università di Padova e nel 2010 ha svolto un periodo di ricerca presso l'Università di Konstanz. A partire dal 2011 svolge attività di ricerca e didattica presso l'Istituto di Filosofia della Università del Nova di Lisbona. È membro e collaboratore di numerosi gruppi di ricerca internazionali dedicati a Nietzsche, come ad esempio il Seminario Permanente di Ciano, il Gruppo International de Recherche sur Nietzsche, il Lisbon Nietzsche Group, l'Associazione Iper Nietzsche, l'Internazionale Nietzsche Forschung Gruppe. Le ricerche di Pietro Gori riguardano prevalentemente la storia della filosofia e della scienza di fine Ottocento e inizio Novecento, con un particolare interesse per le tematiche epistemologiche presenti nell'opera di Ernst Mach e di William James. L'autore al quale però ha sempre dedicato maggiore attenzione è stato Friedrich Nietzsche, della cui filosofia ha esplorato numerosi aspetti seguendo un'originale linea di ricerca che presta attenzione ai fondamenti scientifici del suo pensiero. Su questi temi ha scritto numerosi articoli in diverse lingue su riviste e volumi internazionali. Inoltre, è stato autore e curatore di alcuni libri su Nietzsche, tra cui La visione dinamica del mondo, Nietzsche e la filosofia naturale di Boscovich, Il meccanicismo metafisico, scienza, filosofia e storia in Nietzsche e Mach, Il pragmatismo di Nietzsche, saggi sul pensiero prospettivistico di cui è in preparazione una traduzione inglese. Nietzsche e il perspectivismo di prossima pubblicazione in Argentina. Infine, nel 2012 Pietro Gori ha pubblicato assieme a Chiara Piazzesi una traduzione italiana ampiamente commentata del Crepuscolo degli Idoli di Nietzsche. Ecco, ho finito con la presentazione del nostro relatore e vi devo dire che alla fine della conferenza seguirà un dibattito che si spera vivace, al termine del quale la coordinatrice del Circolo UAR di Padova darà alcune comunicazioni sulle prossime iniziative del Circolo. Ringraziamo la libreria La Forma del Libro per l'ospitalità e vi diciamo che qui ci sono libri consigliati da Pietro Gori e altri, insomma, che potete vedere anche
da quelli che lui ha pubblicato. La conferenza, come potete vedere, è videoregistrata e la prossima settimana sarà disponibile sul canale YouTube dell'UART. Grazie molte per la presentazione, anche troppo, troppo buona, e ringrazio l'UAR naturalmente per aver organizzato questo incontro e dico subito che questo incontro era stato organizzato da diversi mesi e senza che io sapessi che a maggio è stato pubblicato un volume a cura di Carlo Gentili che trovate qua e che si intitola proprio Alla ricerca dei buoni europei, un volume che esplora alcuni aspetti della tematica che oggi andrò a presentare e quindi l'occasione è diventata ancora più interessante per collegare la conferenza, la presentazione che avevamo pensato con qualche riferimento a questo volume che appunto, di cui appunto dirò nel corso della presentazione. E il tema è un tema che abbiamo concordato e che ci sembrava molto interessante per diversi aspetti e per la sua contemporaneità, naturalmente, perché la questione del buon europeismo è una questione che ci riguarda, che ci riguarda oggi e che appunto ci permette di riflettere su quanto e in che modo Nietzsche abbia influito e continui a influire sulla cultura contemporanea. Ma i buoni europei sono in Nietzsche, questo è il motivo delle virgolette, del virgolettato, del titolo, i buoni europei sono in Nietzsche in realtà una figura che è quasi un filosofema, una figura che acquisisce col tempo, una figura su cui Nietzsche riflette e che acquisisce col tempo una funzione anche all'interno della sua filosofia. Ed è, a mio avviso, come cercherò di mostrarvi, un ottimo accesso, diverso dagli accessi tradizionali, al pensiero di Nietzsche, che ci permette di anche rinnovare e modificare, e per quanto possibile, la visione tradizionale di questo filosofo. La visione che molti di noi e molti di voi probabilmente ancora si portano dietro e che più o meno rispecchia un po' questa idea qua, no? Un pensatore forte, un pensatore affermativo che impone il proprio pensiero e attraverso grandi filosofemi molto radicali, molto celebri, a partire dall'affermazione della morte di Dio, per passare col troppo spesso e ancora troppo misinterpretato filosofema della volontà di potenza, affermata da un superuomo che viene visto sempre in maniera di come una figura biologicamente superiore, affermativa, in maniera anche imperiosa, e poi la questione dell'eterno ritorno, della circolarità del tempo, che tutte queste cose portano insieme. In realtà, questo è ciò che ci permette di fare in particolare la questione del buono europeo. In realtà l'immagine di Nietzsche è, oltre che più complessa, anche molto più sobria, diciamo. È un Nietzsche, quello che emerge dai suoi scritti, che è ben diverso dall'immaginario tradizionale. Ed è questo Nietzsche quello che vorrei cercare un po' di descrivervi e di farvi conoscere, proprio anche mostrandovi come, leggendo direttamente i suoi scritti, sia possibile eliminare fin da subito alcune cattive interpretazioni che Nietzsche si è portato dietro. Il tema del buon europeismo e dei buoni europei, come vi dicevo, è uno di questi filosofemi lasciati in disparte, meno celebri, meno famosi, della volontà di potenza, del superuomo, ma al contrario, più presenti nel testo di Nietzsche, o meglio, più presenti in una dimensione temporale. Di buoni europei Nietzsche non parla molto, ma parla in molte occasioni ben mirate e soprattutto parla più o meno continuativamente per 10 anni, dal 1878 al 1887. Chi sono i buoni europei? Vediamolo subito per anticipare un po' i contorni della discussione. I buoni europei sono per Nietzsche gli eredi del più lungo e valoroso autosuperamento dell'Europa. Sono gli eredi dell'Europa, ricchi, stracolmi eredi di un millenario spirito europeo,
E poi scrive Nietzsche, includendosi tra di loro, noi buoni europei siamo cresciuti troppo anche per il cristianesimo, ostili adesso proprio perché è nel cristianesimo che abbiamo le nostre radici, e qui è anche chiaro perché abbiamo scelto questo tema all'interno di questa cornice. Ma i buoni europei, proprio in quanto eredi dello spirito europeo, sono i destinatari degli scritti di Nietzsche. A loro esplicitamente destina i suoi scritti nel 1886 e li definisce come i rari, più minacciati, più spirituali, più coraggiosi, che egli ritiene la futura coscienza dell'anima moderna. Sono per lui i predestinati, vittoriosi, superatori del tempo, sanissimi e fortissimi, in grado di percorrere la via verso una nuova salute. Ecco, la immagine dei buoni europei è estremamente positiva in Nietzsche. Ripeto, non ne parla molto spesso, ma quando ne parla lo fa in maniera mirata e li collega a punti cardinali del suo pensiero. Per questo questo tema è molto importante, molto interessante anche proprio per essere esplorato dal punto di vista degli studi di Nietzsche. Ora, quello che intendo fare è cercare di delineare questa figura attraverso le occorrenze negli scritti di Nietzsche e andare a spiegare tutti questi aspetti che sono stati mostrati fino adesso. E faccio solo una premessa. Questa che vi presento oggi è una ricerca che ho svolto alcuni anni fa insieme al mio collega all'Università di Lisbona, Paolo Stellino, e che abbiamo pubblicato l'anno scorso sul Giornale Critico della Filosofia Italiana. Quindi una parte della ricerca che ho svolto è merito anche di Paolo, ed è stato un lavoro congiunto, iniziato in realtà parallelamente e indipendentemente, ma che poi, su cui poi ci siamo trovati a convergere. Il nostro intento è stato quello, qua purtroppo mi rendo conto che non si può leggere, ma ve lo leggo io, di spiegare e commentare un interrogativo che Nietzsche stesso si pone, o meglio, che Nietzsche stesso pone, perché è un interrogativo che negli scritti viene posto a Zarathustra. E l'interrogativo è: che cosa sono, è la frase che abbiamo posto in esergo al testo, che cosa sono questi buoni europei di cui parli e ancora di più non parli? Che cosa li distingue da noi buoni patrioti? Ecco, questa citazione raccoglie i due interrogativi fondamentali e la linea guida della ricerca. Perché di questi buoni europei Nietzsche parla, ma tace più che parla, nel senso che appunto le occorrenze sono molto poche. Ma soprattutto la domanda fondamentale che viene è: essere buoni europei è la stessa cosa di essere buoni patrioti? In che senso Nietzsche distingue queste due affermazioni? In che senso essere buon europeo non è essere un buon patriota? Ecco, questo è quello a cui intendo rispondere oggi. Partiamo dalle occorrenze del testo per fare una mappatura iniziale. E innanzitutto occorre ricordare che quando parliamo degli scritti di Nietzsche abbiamo una distinzione fondamentale. Ci sono le opere che Nietzsche ha pubblicato e poi ci sono i frammenti postumi, che sono le carte private, i quaderni di Nietzsche, che sono uno strumento straordinario per l'interpretazione di Nietzsche, perché ci permette di avere accesso a quello che era il vero e proprio laboratorio concettuale. Nietzsche è un autore che non lavora sistematicamente, non lavora a compartimenti stagni, non vive opere dedicate a un solo tema, ma lavora trasversalmente, continuamente rilegge i suoi scritti, li ripubblica, riconsidera i concetti fondamentali, li modifica. Quindi la lettura che dobbiamo fare, e il caso dei buoni europei anche in questo senso è esemplare, la lettura che dobbiamo fare è sempre trasversale. Vediamo nel caso dei buoni europei. E del buon europeo Nietzsche parla in Umano troppo umano, nel primo volume di Umano troppo umano, nel 1878, e poi nel 1880, nel secondo volume di Umano troppo umano, nella seconda parte in particolare, intitolata Il viandante e l'ombra. Dopodiché questo concetto scompare dai testi di Nietzsche, ma tra 84 e 85 Nietzsche lo riprende nei suoi quaderni e lo riprende anche in maniera particolarmente interessante, proprio con l'idea che questo concetto che aveva avuto, questa idea che aveva avuto originariamente, possa avere un futuro molto fertile. Dopodiché ricompare nel 1886, nei tre scritti pubblicati tra 86 e 87, Al di là del bene e del male,
il quinto libro della Gaiascienza, che viene aggiunto al testo scritto nel 1886 ma pubblicato per questioni di, per problemi editoriali con l'editore nel 1887, e poi la genealogia della morale scritto e pubblicato nell'87. Quindi abbiamo queste due fasi. All'interno di questi 10 anni noi ritroviamo un numero limitato di occorrenze di questo testo, ma una continuità di riflessione che aggiunge ogni volta a questo concetto qualcosa di significativo. In sintesi, col concetto di buon europeo, Nietzsche si riferisce prima di tutto a un carattere sovranazionale e senza patria, e vedremo cosa questo significa, ma si riferisce anche a un modello antropologico, cioè a un tipo umano ben specifico che lui contrappone all'europeo cristiano, da lui ritenuto un tipo umano malato e decadente. Infine, i buoni europei sono una figura alla quale viene affidato lo sviluppo della cultura europea, sono i precursori di una nuova Europa, e in questo senso lo sviluppo della cultura europea è definito da Nietzsche come la realizzazione, che però è anche un superamento, della morale cristiana. Quindi ci sono questi tre elementi fondamentali che vengono delineati. Una questione politica iniziale, una questione antropologica e una questione più propriamente filosofica che si lega al problema della morale. Questo già ci dà un'idea della ricchezza del concetto di Nietzsche. Iniziamo quindi da umano troppo umano. Alla fine del primo volume di Umano troppo umano, Nietzsche auspica la creazione di una razza mista, quella dell'uomo europeo, che sarebbe il risultato della maturazione di fattori economici, l'industria e il commercio, di fattori culturali, la rete degli intellettuali, e sociali, il nomadismo, che caratterizzano la moderna Europa. Nietzsche, in questo aforisma, demistifica il nazionalismo, svelando e denunciando i meccanismi di mero interesse egoistico che stanno alla sua base. Il nazionalismo è per lui pericoloso, in quanto spinge all'odio tra le nazioni europee, ed è artificiale in quanto contraddice il naturale movimento dei popoli europei verso la loro unificazione. Qui io ho parafrasato, ma i concetti sono quelli che Nietzsche esprime. Vedete fin da subito come già la questione del nazionalismo e dell'antinazionalismo di Nietzsche già modifica quell'immaginario che ci siamo portati dietro per anni di un Nietzsche nazionalista, affermatore del germanesimo, eccetera. Il punto di arrivo di tutto questo, secondo Nietzsche, è che, smascherata tale logica del nazionalismo, bisogna dirsi solo buoni europei e contribuire con l'azione alla fusione delle nazioni. Un Nietzsche europeista, insomma. Un Nietzsche aperto alla fusione delle nazioni, all'uscire dai limiti di un nazionalismo troppo, troppo stretto. E vedremo subito perché. Lo vedremo subito perché nel Viandante e l'Ombra, che è la seconda parte del secondo volume di Umano troppo umano, Nietzsche recupera questa idea e lo fa sviluppandola e inserendola all'interno di una questione culturale molto, molto interessante. Chiunque abbia mentalità di buon europeo, scrive, deve imparare a scrivere bene e sempre meglio. Cosa significa? Ce lo spiega molto chiaramente. Scrivere meglio significa anche pensare meglio, trovar cose sempre più degne di essere comunicate e saperle veramente comunicare, diventare traducibili per le lingue dei vicini, rendersi accessibili alla comprensione di quegli stranieri che imparano la nostra lingua, operare perché ogni bene diventi bene comune e perché tutto sia libero ai liberi, e infine preparare quello stato di cose oggi ancora così lontano in cui i buoni europei prenderanno in mano il loro grande compito, la direzione e la vigilanza su tutta la civiltà della Terra. Ecco, ci rendiamo conto qua, credo tutti, della modernità e contemporaneità del pensiero di Nietzsche. Qui Nietzsche sta toccando dei temi che sono assolutamente contemporanei, il problema della comprensibilità attraverso le nazioni, attraverso i popoli, l'importanza di rendersi comprensibili e di saper comprendere gli altri. Questo è ciò che lui affida ai buoni europei. I buoni europei sono coloro che sviluppano questo, che imparano a scrivere bene, che imparano a leggere bene e
che permettono di creare una comunità ideale, prima di tutto di intellettuali, che passa ovviamente per la diffusione e libera circolazione del pensiero e delle nuove idee oltre i confini nazionali. Chi predica il contrario, di non preoccuparsi dello scrivere bene e del leggere bene le tue virtù, scrive, crescono insieme e diminuiscono insieme, indica in realtà ai popoli una via per diventare ancor più nazionali e accresce la malattia di questo secolo. È un nemico dei buoni europei e un nemico degli spiriti liberi. Ecco, qui, in questo passaggio, il nazionalismo viene visto come una vera e propria malattia. In cosa consiste questa malattia? Ce lo aveva spiegato Nietzsche nella prima parte del secondo volume di Umano troppo umano, in un aforisma che, devo dire, personalmente trovo molto bello, molto interessante, molto bello, e che si intitola «Essere buon tedesco significa tedeschizzarsi». Quindi questo ci fa capire anche un po' la logica del buon europeo. Essere buon europeo, se essere buon tedesco significa abbandonare il proprio stato di tedesco, allora evidentemente anche essere buon europeo vuol dire superare i limiti di questa definizione. E cosa scriveva qua? Qua scriveva, quando un popolo va avanti e cresce, esso fa saltare la cintura di cui finora l'ha circondato il suo aspetto nazionale. Quando si ferma e intristisce, una nuova cintura si chiude intorno alla sua anima. La crosta, che si fa sempre più dura, costituisce intorno, per così dire, una prigione, le cui mura crescono sempre. Ecco, questa è l'immagine che secondo me esemplifica bene il senso della malattia spirituale che il nazionalismo porta con sé. Nietzsche è, questo probabilmente lo sapete, è un promotore di, un modello dinamico di sviluppo, porta con sé l'idea fondamentale che la vita sia sviluppo, ampliamento, ecco, quindi la sola idea che qualcosa possa bloccare, costringere, fermare è ovviamente l'aspetto più negativo che lui possa trovare. Ecco, il nazionalismo funziona in questo modo. Il nazionalismo vincola quella che è la naturale tendenza a svilupparsi della spiritualità di un popolo. E quindi i buoni europei, in questo senso, sono coloro che permettono di liberare i popoli da questa malattia, di aiutare a una fusione appunto delle nazioni e a uno sviluppo anche dell'anima europea. Ora, questo è il quadro prettamente politico, o in origine prettamente politico, che Nietzsche ci pone tra il 1878 e il 1880. Una riflessione che poi si apre alla questione culturale, che chiama in causa degli spunti anche legati all'estetica, ma che ancora non ha fatto, diciamo, il passo filosoficamente importante. E questo passo viene compiuto da Nietzsche tra l'84 e l'85, quando nei suoi quaderni, nelle sue carte private, riflette di nuovo su questa figura e si rende conto della ricchezza che questa figura porta con sé. Prima di tutto abbiamo dei quaderni in cui Nietzsche pensa proprio di scrivere un'opera intitolata Il buon europeo. Per esempio c'è un frontespizio che si intitola I buoni europei, un contributo alla descrizione dell'anima europea. Quindi l'idea è che questo concetto gli piacesse. Gli piaceva talmente tanto che aveva idea di continuare Umano troppo un anno con un testo proprio dedicato ai buoni europei. Ma poi avviene qualcos'altro. In quegli anni Nietzsche sta lavorando allo Zarathustra, sta lavorando alla quarta parte dello Zarathustra, e nei testi preparatori dello Zarathustra noi troviamo l'immagine del buon europeo associata e spesso sovrapposta all'immagine del viandante e dell'ombra, immagini che c'erano già, no? Quindi Nietzsche riprende queste immagini, ci lavora su, le riconsidera, tanto che aveva pensato addirittura fino all'ultimo momento il dialogo che compare nello Zarathustra, che si intitola L'ombra di Zarathustra, si doveva intitolare Il buon europeo. Questa è una variante non pubblicata ovviamente del dialogo, quella che poi non è stata cassata da Nietzsche alla fine. E qui troviamo questo dialogo tra l'ombra e Zarathustra. Chi sei? Domanda Zarathustra. Perdona, Zarathustra, questa mia audacia, risponde l'alter ego e ombra di Zarathustra. Se vuoi darmi un nome, chiamami il buon europeo. Delle volte mi chiamo anche il viandante, ma più spesso l'ombra di Zarathustra. Questo è solo per mostrare come Nietzsche appunto lavorasse. E in questi anni c'è una sovrapposizione, no, tra queste figure,
E per contrasto rispetto alla figura vittoriosa, quella che poi assunse il ruolo principale nel dialogo, l'ombra di Zarathustra, per contrasto con l'ombra noi possiamo capire anche qualcosa di più su quello che è quelli che sono i caratteri che Nietzsche attribuiva al buon europeo. E perché questo? Perché l'ombra di Zarathustra sostanzialmente è una figura nichilista, è una figura negativa, incarna lo scetticismo della conoscenza, che è esemplificato in una mancanza di patria, carattere che già poteva essere del buon europeo, e viene per questo descritta come un viandante destinata a errare senza meta. Ma questo è vissuto problematicamente dall'ombra. L'ombra è in un certo senso uno spirito libero perché accetta alcuni principi fondamentali di Zarathustra, ma non riesce a trovare la sua strada e soffre di questo. Il buon europeo invece, per come troviamo in un frammento che ci porta poi alla nuova visione, alla descrizione rinnovata che abbiamo negli anni successivi, il buon europeo si distingue invece proprio per una spiritualità forte. In questo quaderno, che è una pagina abbastanza ricca e molto elaborata, per cui diciamo siamo portati ad assumerla a buon diritto come punto di riferimento della riflessione di Nietzsche, Nietzsche ricapitola un po' le idee che aveva avuto sul buon europeo e cerca di aggiungere qualcosa di nuovo, porta avanti il discorso. Innanzitutto si inserisce tra i buoni europei, per la prima volta parla di buoni europei in senso plurale, alla prima persona plurale. Questi buoni europei che noi siamo, che cosa ci distingue dagli uomini delle patrie? Questo è un interrogativo fondamentale. Prima di tutto siamo atei e immoralisti, ma sosteniamo in via immediata le religioni e le morali dell'istinto e del gregge. Con esse si prepara una specie d'uomo che è destinata a cadere alla fine nelle nostre mani, che è destinata a desiderare di essere afferrata nelle nostre mani. Noi prendiamo le nostre esperienze come dei rifugi, quali cerca e accetta un viandante. Ci guardiamo dal mettere radici. Abbiamo in più rispetto ai nostri simili una disciplina voluntatis. Ogni energia è rivolta allo sviluppo della forza di volontà. Un'arte che ci permette di portare maschere, l'arte del capire al di là degli affetti e anche pensare in modo sovraeuropeo talvolta. Preparazione a diventare i signori della terra, i legislatori dell'avvenire, almeno a cominciare dai nostri figli. Allora, questo è, a mio avviso, un momento di passaggio fondamentale in cui il concetto di buon europeo da concetto astratto, assunto in una tematica prettamente politica, diventa non solo concetto filosofico, ma diventa proprio figura filosofica, diventa filosofema vero e proprio e diventa il riferimento di una serie di riflessioni che Nietzsche svolgerà negli anni successivi e quindi è destinato a assumere anche il peso della filosofia del Nietzsche maturo. C'è un riferimento al viandante, c'è il discorso della mancanza di patria, assunto però in maniera positiva, ci guardiamo dal mettere radici. C'è il discorso del superamento del nazionalismo, questa idea del carattere sovraeuropeo, e c'è però una grande differenza rispetto all'ombra sul fatto di possedere quella forza di volontà, quella disciplina voluntatis e quella forza spirituale che permette di vivere in maniera positiva questa mancanza di patria. E c'è poi l'altro elemento nuovo, il discorso dell'ateismo e dell'immoralismo, che è uno dei temi chiave che Nietzsche porterà avanti tra l'86 e l'88, di fatto anche fino alla follia, il problema della morale, e che si presenta immediatamente nella prefazione di Al di là del bene e del male, dove Nietzsche riprende il tema del buon europeo e ripropone, quasi partendo da dove lo aveva lasciato, perché ci sono degli elementi di continuità che vedrete subito molto evidenti, riprende il discorso sul buon europeo. Il problema morale è un problema legato ovviamente al cristianesimo, alla morale cristiana, ma essa di fatto va intesa in un senso ampio, intesa come non tanto il problema contestuale del cristianesimo
reale che Nietzsche viveva, ma come problema più generale, come maschera per il popolo della metafisica, una metafisica che Nietzsche ritiene essere stata originata da Platone, ed è infatti contro Platone che scrive immediatamente. Ora che l'Europa riprende fiato e perlomeno può godere un sonno più sano, siamo noi, il cui compito è quello di vegliare, gli eredi di tutta quella forza che è stata allevata e ingrandita dalla lotta contro questo errore. Questo errore è l'errore del dogmatismo e dell'affermazione di un bene in sé di Platone. La lotta contro Platone, o per esprimerci in modo più accessibile e adatto al popolo, la lotta contro la secolare oppressione cristiana ecclesiastica, già che il cristianesimo è un platonismo per il popolo, ha creato in Europa una splendida tensione dello spirito, come ancora non si era avuta sulla terra. Con un arco teso a tal punto si può ormai prendere a bersaglio le mete più lontane. Ecco, vale la pena qui fermarsi un attimo per uno spunto di riflessione, una nota a margine che ci rimanda al saggio che Gentili, di Carlo Gentili nel volume di cui vi dicevo, La ricerca dei buoni europei, e anche altre ricerche di Gentili, perché Gentili insiste, e a mio avviso molto correttamente, sul fatto che l'Europa in Nietzsche sia prima di tutto uno spazio culturale. Nietzsche pensa all'Europa non tanto come ambito politico, ma come ambito culturale. In alcuni casi addirittura dice l'America potrebbe essere la nostra Europa, avvicina addirittura i due continenti. L'idea è che l'Europa sia quel continente spirituale proprio creato dal cristianesimo, e da cui trae la sua forma più propria. Ecco, quindi il discorso qui sull'europeismo, ma già forse si poteva trovare questo nei testi giovanili, ma qui la cosa è ancora più evidente: quando Nietzsche parla di Europa sta parlando di una dimensione culturale, è qui che il passaggio è più strettamente filosofico e prende spunto dalla tematica politica. Come si conclude questa prefazione? Si conclude con un riferimento ai buoni europei. Noi, che non siamo né gesuiti né democratici e neppure abbastanza tedeschi, noi buoni europei e spiriti liberi, assai liberi, noi la sentiamo ancora tutta la pena dello spirito e la tensione del suo arco e forse, chissà, la freccia, il compito e la meta. Ecco, dicevo, Nietzsche riprende il discorso dove l'aveva lasciato. Nel Viandante l'ombra, quando parlava dei buoni europei, aveva concluso dicendo che chi vuole pensare in maniera nazionalista è nemico dei buoni europei e degli spiriti liberi. E da qui riparte. Il discorso è appunto quello di una connessione tra queste figure, gli spiriti liberi che sono dotati di quella libertà che è anche dell'ombra, ma che la vivono in maniera positiva, e a cui è affidato il compito di portare avanti l'eredità dell'Europa. Ma come vi accennavo, proprio in al di là del bene e del male si aggiunge un altro elemento, un altro tassello che ci permette di completare questa figura del buon europeo in Nietzsche, ed è la questione antropologica. Il buon europeo viene infatti visto da Nietzsche come un tipo umano contrapposto anche direttamente all'europeo cristiano. Allora, molto sinteticamente, perché qua il discorso probabilmente è più noto a molti, il cristianesimo per Nietzsche determina una degenerazione antropologica, è un immeschinimento e un intristimento del tipo umano. Cioè la cultura del cristianesimo, che poi è la cultura di Platone, ripetiamo, determina, influisce proprio fisiologicamente sull'uomo, secondo Nietzsche. Per sua causa l'umanità è divenuta una specie rimpicciolita, quasi ridicola, un animale da gregge, qualcosa di condiscendente, di malaticcio e di mediocre. Ma è possibile contrapporre a questo tipo umano un tipo umano positivo, un tipo umano che oltretutto può nascere dallo stesso terreno da cui nasce l'europeo cristiano. Noi, scrive Nietzsche, noi che abbiamo una fede diversa, dove dobbiamo tendere noi con le nostre speranze? Verso nuovi filosofi, non c'è altra scelta. Verso spiriti abbastanza forti e originali da poter promuovere opposti apprezzamenti di valore e trasvalutare, capovolgere i valori eterni. Verso precursori, verso uomini dell'avvenire che nel presente stringono imperiosamente quel nodo che costringerà la volontà di millenni a prendere nuove strade.
il discorso riprende quello del quaderno dell'85, l'idea di una spiritualità forte, l'idea di diventare signori della terra, perlomeno a partire dai nostri figli. Questo discorso viene ripreso da Nietzsche, sempre in Al di là del bene e del male, e in cui ripete questa cosa, le stesse condizioni sotto le quali si verrà a formare un livellamento medio, un mediocrizzarsi dell'uomo, sono però idonee a generare uomini di eccezione, della più pericolosa e ammaliante qualità. E Nietzsche qui prospetta la lenta ascesa di un tipo umano, essenzialmente sovranazionale e nomade, l'europeo dell'avvenire. Ecco, qua torna il discorso che facevo prima. Nietzsche parla esplicitamente di un tipo umano, quindi la questione antropologica è evidente, e introduce questo concetto, nel quaderno parlava di sovraeuropeo, qua parla di sovranazionalismo, il carattere sovranazionale e la struttura di questo termine, che è übernational, come è übereuropeisch, quell'altro, è la stessa del famigerato übermensch. Ma probabilmente anche qua ci rendiamo conto di quale dovesse essere il senso da attribuire a questa formula. Sovranazionale non è più nazionale, è qualcosa che prende il nazionalismo, lo modifica abbandonando ciò che è negativo in esso. È un superamento del nazionalismo in un senso positivo, ecco allora che possiamo anche immaginare che l'Übermensch debba essere inteso in questo senso e non con un'affermazione di una realtà o di un tipo di vita biologicamente superiore. E immediatamente dopo Nietzsche nel paragrafo successivo sostiene che questi europei dell'avvenire devono essere guidati proprio dai buoni europei, ma dei buoni europei aveva parlato anche nel paragrafo subito prima, noi buoni europei, anche qua torna la prima persona plurale della nota postuma, e si parla del buon europeismo come una vittoria al di sopra degli attacchi di spirito patriottardo e di attaccamento alle zolle, e di ritorno alla ragione. Qui il discorso è espressamente politico, Nietzsche si sta contrapponendo a quella che era definita la grande politica di Bismarck, la politica tedesca, fatta da statisti che però, secondo Nietzsche, rendono angusto lo spirito del popolo e nazionale il suo gusto, e che porta quindi a un appiattimento spirituale. Quindi il discorso del tipo umano, il discorso dell'europeo e del buon europeo contrapposto all'europeo cristiano si inserisce in una ripresa dei temi politici che Nietzsche aveva fatto propri nel 1878. E la questione del gusto ci porta a un altro passaggio, perché inserisce un discorso, da una parte estetico, e anche più in generale relativo alla sensibilità di un popolo e alla spiritualità di questo popolo. E ci rimanda a un altro passo, sempre di Al di là del bene e del male, in cui Nietzsche ci dice qualcosa di più di questi buoni europei. Come devono essere? Chi sono i buoni europei? E scrive così: esiste ancora oggi in Francia un'anticipata comprensione e una condiscendenza perché gli uomini abbastanza rari e raramente soddisfatti, che hanno un orizzonte troppo vasto per riporre il loro appagamento in un qualsiasi sentimento patriottardo. Essi che sanno amare nel nord il sud e nel sud il nord, i mediterranei di nascita, i buoni europei. E qui l'immagine che ho voluto mettere è quella della Carmen di Bizet, perché Carmen di Bizet, che era una delle opere più amate da Nietzsche, ma perché immediatamente dopo questa citazione Nietzsche scrive: per costoro Bizet ha scritto la propria musica. Bizet, che è il francese realista che si contrappone naturalmente in maniera più o meno evidente a Wagner, alla musica tedesca e alla personalità di Wagner, con cui Nietzsche proprio in quegli anni stava combattendo in maniera particolarmente forte. L'idea è che la natura dei buoni europei sia quella natura mista di cui Nietzsche aveva già parlato originariamente. Quella natura mista che ha come riferimento la dimensione del Mediterraneo e una realtà provenzale a cui Nietzsche in quegli anni guarda con molta attenzione. Ma ancora più interessante è che nel paragrafo successivo, che è dedicato a una contrapposizione alla musica tedesca, Nietzsche parla proprio della possibilità di sviluppare una musica sovratedesca, mediterranea e sovraeuropea. Quindi il discorso del sovraeuropeismo e del sovranazionalismo si inserisce pienamente in una tematica estetica che ha però profondissime radici filosofiche e
una ricaduta sul piano politico ed etico particolarmente evidente. Il discorso del Mediterraneo e della realtà provenzale ci porta a fare l'ultimo passaggio di tutto questo discorso e ci conduce all'interno del quinto libro della Gaia Scienza. La Gaia Scienza, come dicevo, è stata pubblicata originariamente nel 1881 e però poi viene ripubblicata con l'aggiunta di una prefazione e di un quinto libro nel 1887. La stesura risale all'86, ma quindi siamo in un'epoca post-Zarathustra, dopo Zarathustra, che è un momento cardine della riflessione di Nietzsche. E al paragrafo 377, paragrafo a cui è dedicato un saggio molto, molto bello contenuto in questo volume e scritto da Aldo Venturelli. In questo volume, tra l'altro, è contenuto anche un saggio su Bizet, quindi ci sono tutti gli elementi, ci sono tutti i riferimenti per approfondire il discorso che stiamo facendo. E verso la fine della Gaia Scienza, al paragrafo 377, Nietzsche intitola il suo aforisma «Noi senza patria». Ecco, questo è l'ulteriore elemento che dobbiamo aggiungere, il discorso della mancanza di patria, che va a sancire questa distinzione tra buoni europei e buoni patrioti. E nota a margine, e ve l'ho nascosto fino adesso, ma ve lo rivelo, a questo punto Nietzsche fu apolide dal momento in cui cominciò a insegnare a Basilea. Nietzsche, quando prese l'insegnamento a Basilea, dovette rinunciare al suo passaporto tedesco e da quel momento quindi non fu più cittadino di alcuno Stato. Quindi questo è un elemento autobiografico che Nietzsche si porta fin da subito e possiamo anche capire una persona che continuava a viaggiare tra Italia, Svizzera e Germania, l'idea di questo cosmopolitismo evidentemente sorge in lui proprio per esperienza personale. Noi senza patria. Non mancano, tra gli europei di oggi, taluni che hanno diritto di chiamarsi in senso eminente e onorifico senza patria, ed espressamente nel loro cuore sia posta la mia segreta saggezza e Gaia Scienza. Gaia Scienza è scritto così nel testo originale e fa riferimento proprio al Gai Saber dei Provenzali, cioè è una esplicitazione del fatto, per ammissione di Nietzsche, che la Fröhliche Wissenschaft, quindi la Gaia Scienza che aveva posto come titolo, dovesse essere intesa in quel senso, nel senso di un Gai Saber provenzale, su cui Nietzsche parla non troppo espressamente, purtroppo, ma in maniera con grande interesse. Noi, senza patria, siamo buoni europei. Qua torniamo a dove avevamo iniziato. Gli eredi dell'Europa, i ricchi, stracolmi, ma anche negli obblighi, smisuratamente ricchi, eredi di un millenario spirito europeo. In questo senso siamo cresciuti troppo anche per il cristianesimo, ostili ad esso proprio perché è nel cristianesimo che abbiamo le nostre radici, perché i nostri antenati furono cristiani di un'onestà assoluta come tali. Essi che hanno sacrificato di buon animo alla loro fede sostanza e sangue, ceto sociale e patria. Noi facciamo lo stesso. Ecco, il discorso della mancanza di patria, collegato alla questione dell'europeismo in senso di entità, di realtà culturale, ci conduce al tema che per Nietzsche è un tema chiave nell'epoca della maturità, è quello dell'anticristianesimo. Ma anche al tema della salute, dei buoni europei, della forza spirituale. Senza contare la questione del fatto che è dal cristianesimo che secondo lui è possibile sviluppare, far sorgere nuovi europei. In questo senso l'anticristianesimo di Nietzsche non è una contrapposizione esterna al cristianesimo, ma è il guarire da una malattia. I buoni europei sono coloro che hanno vissuto la malattia del cristianesimo e grazie alla loro forza spirituale, grazie alla loro intrinseca sanità, sono riusciti a combatterla, a sviluppare degli anticorpi necessari per combatterla e a uscirne dotati di una rinnovata salute. Il percorso è un percorso che deve per forza di cose passare attraverso alla malattia, altrimenti la contrapposizione esterna impedisce che ci sia un reale sviluppo, una reale crescita. I buoni europei sono coloro che vivono l'Europa e la sua radice culturale fino alle sue estreme conseguenze e che per questo, scrive Nietzsche,
sempre nella Gaia Scienza, in un paragrafo che poi cita alla fine della genealogia della morale, i buoni europei sono gli eredi del più lungo e valoroso autosuperamento dell'Europa. L'Europa si sviluppa e il punto di arrivo del suo sviluppo è un superamento dell'Europa stessa. Come dire, il principio concettuale fondamentale del cristianesimo, dell'europeismo, è un principio del platonismo estremamente potente, che ha permesso di costruire un edificio straordinario, ma che piano piano ha corroso dall'interno questo edificio. Ecco, i buoni europei sono coloro che si rendono conto di questo passaggio, si rendono conto di essere in un momento epocale e sono coloro che probabilmente faranno il primo passo per distruggere questo edificio, senza però avere paura di trovarsi ad essere senza una patria, perché saranno in grado, saranno dotati di quella forza spirituale in grado di ricostruire dalle macerie che hanno determinato. Il cristianesimo come morale, questo è il punto di arrivo, deve ancora crollare e noi siamo alla soglia di questo avvenimento. Avendo la veracità cristiana, il principio concettuale di cui parlavo, tratto una conclusione dopo l'altra, essa trae infine la sua più drastica conclusione, la sua conclusione contro se stessa. A questo punto possiamo quindi completare il quadro della figura dei buoni europei, una figura originariamente politica che guarda a uno sviluppo in senso antinazionalistico dell'Europa, una figura a cui Nietzsche destina il compito estremamente complesso naturalmente e gravoso di portare avanti la cultura europea e lo spirito europeo, e capire anche in che senso Nietzsche definisca la sua filosofia dell'avvenire come anticristianesimo. L'attacco alla morale cristiana e ai dogmatismi che a essa sono connessi è un attacco al cuore dell'Europa, il cui superamento è possibile solo attraverso un processo di elevazione che si nutre dello stesso spirito europeo. I buoni europei sono per Nietzsche i promotori di questo progresso spirituale, dotati di una natura forte e di una rinnovata salute. Solo essi sono infatti in grado di resistere alla portata distruttiva del nichilismo. E a questo punto l'interrogativo è: saremo noi i buoni europei di cui parla Nietzsche? Vi ringrazio. Complimenti, io non sono uno specialista di Nietzsche, ma ho apprezzato tantissimo. Ma ho apprezzato questo discorso e mentre tu parlavi pensavo di invitarti a fare questo discorso a Barcellona. Io sto lavorando da anni con i catalani. Posto caldo. No, sto vivendo drammaticamente. E siccome abbiamo un incontro proprio col ministro della cultura catalano la prossima settimana per un evento, anche quello, intercultura, eccetera, eccetera, uscita dai limiti del nazionalismo, questo discorso, confesso, io sono un lettore così un po' disinvolto di Nietzsche, non l'ho mai studiato seriamente, ma trovo che è una miniera di cose strepitose per quanto riguarda il nostro tempo. E questo discorso che tu hai fatto, se tu hai una PowerPoint, io vorrei farlo vedere già la prossima settimana e vedere se possiamo, perché aiuterebbe moltissimo questa chiusura che c'è adesso fra le varie anime, sionisti, indipendentisti, catalani e madrileni, che certo è una storia antica, ma questa chiave può essere affascinante. Grazie. Grazie. No, ringrazio molto per... Anch'io trovo che appunto lavorando... È stata una cosa che abbiamo trovato un po' per caso, perché anche noi eravamo partiti con un progetto lusitano-tedesco e avevamo scelto come tema quello del buon europeo, dicendo vabbè, poi costruiremo un incontro, un convegno. Poi all'interno, lavorando su questo tema, ci siamo resi conto della ricchezza e di come il convegno era prettamente nicciano, ma come questo ci abbia portato proprio dentro a un sacco di questioni che appartengono a Nietzsche. Quindi diciamo che permette di avere diversi livelli di lettura e estremamente interessanti, e appunto poi sulla contemporaneità sì, non c'è neanche da commentare, diciamo, quanto si colleghi. Qualche questione anche generale, teniamo il livello molto, ecco, grazie. Premetto che forse non ho capito,
perché in filosofia io ho sempre capito pochino, però all'inizio per me era quello che si diceva negli anni quando ero giovane, no? Il nazionalismo, l'uso strumentale, questo si era capito bene, fatto dal fascismo, eccetera, però dovrei pensarci subito così a caldo, no? A me viene da dire la domanda finale che lei ha fatto, saremo noi uomini europei? Io ho detto no. Come mai? Ma così a caldo, no? E forse dico della scenata. E mi pare che lui si dichiara anche non democratico, cioè si sposta, no? Non siamo più legati ai confini del nazionalismo, condivide ben pieno il fatto che il nazionalismo è pericoloso e anzi è dannoso, non è solo pericoloso, ha già fatto molti danni, però lo sposta su un piano più grande, più esteso, non territorialmente ma ideologicamente, se non ho capito male, e c'è questa idea della superiorità sugli altri, e questi altri sono lì che sperano di essere catturati da questa superiorità degli europei. Mi pare che non ci siano i segnali di questa superiorità, l'Europa mi pare che stia spegnendosi, no? Ma non è male a questo punto, però, se l'idea è ancora quella di essere superiori agli altri e di non andare verso una diversa. È quello che per. Non ho capito niente? No, assolutamente, anzi appunto ha toccato un punto molto delicato, ma che appunto bisogna affrontare, cioè allora innanzitutto il discorso sarebbe interno comunque agli europei, e non è l'Europa che domina sugli altri, il discorso è gli europei cristiani, gli europei che fanno riferimento alla morale cristiana, a un certo punto dice dovrebbero essere, desiderare di essere presi nelle nostre mani perché noi li condurremo. Allora, da una parte abbiamo un ragionamento positivo di Nietzsche, l'idea di uno sviluppo culturale, di uno sviluppo di un'umanità che crescerà senza che venga imposta una morale diversa, una morale superiore, ma che crescerà spiritualmente, ma che ha bisogno di guide sostanzialmente. Dall'altra parte però abbiamo il problema che sempre, per esempio all'interno di Al di là del bene e del male, Nietzsche parla di aristocrazia, parla di nobiltà, parla, lui usa un concetto di pathos della distanza, cioè di un rapporto che deve esserci, che ci sarà sempre tra una forma, per quanto possa essere intellettuale, comunque una forma superiore di umanità, gli aristocratici, e una forma invece più popolare che è destinata ad essere. Questa idea purtroppo un po' rimane. Quello che possiamo dire, moderando i termini della questione, è che da una parte dobbiamo sempre inserire Nietzsche nel suo contesto culturale, per quanto potesse essere progressista, europeista, comunque resta un europeo dell'Ottocento. E così come quando lui parla di razza lo fa in un senso che è molto lontano dalla genetica successiva, ecco, sono termini che venivano usati già con significati diversi. Però è anche vero che lui vede questo rapporto, ecco, diciamo, per moderare la questione possiamo dire che lui vede questo rapporto tra nobiltà e popolo non in un senso di dominio, di affermazione dispotica, ecco, è un rapporto anche che può modificarsi, è un rapporto per cui ci sono delle spiritualità forte che prendono in mano delle figure eminenti, lui parla di Goethe, parla di Napoleone, che effettivamente incarnano un po' lo spirito della storia, sono quegli uomini in grado di guidare l'umanità. Però ripeto, parla tanto di Napoleone quanto di Goethe, anche Goethe è stato un riferimento per lui particolarmente importante, proprio in questo superamento, tra l'altro, dell'europeismo. Quindi sì, ci sono dei punti oscuri in Nietzsche e di cui dobbiamo prendere atto, non possiamo fare di Nietzsche un moderno progressista. Però è anche vero che inserendoli in una riflessione più ampia possiamo anche pensare che ci sono forse più spunti positivi che possiamo trarre da lui, per esempio nell'idea del dialogo, dell'apertura sovranazionale, che elementi negativi che sono quelli invece sui quali è stato un po' più calcato la mano. Tra l'altro l'aforisma iniziale, quello di Umano troppo umano, in cui Nietzsche parla della fusione delle nazioni, lì c'è un discorso molto positivo sulla funzione degli ebrei in questa visione antinazionalista. Quindi sono tutti elementi che si aggiungono a un immaginario che invece aveva calcato su
quanto è distante la separazione tra aristocratici e popolo, eccetera, eccetera. Comunque, sì, ci sono elementi ancora, insomma, che non si possono sciogliere in maniera così, così semplice, ecco. Grazie per la domanda. Certo. Io non conosco Nietzsche, conosco molto bene Pietro, ma sono no, però da sempre, diciamo, confrontiamo la visione filosofica con una visione storica. Allora, l'importante di una figura come Nietzsche, come lui ce l'ha presentato, è comunque quello di vedere un uomo che è calato perfettamente nel suo tempo, ma che è riuscito, infatti dice, chi è che riuscirà a superare questo nichilismo che deriva da un superamento del cristianesimo? Perché il problema fondamentale è che, da quello che ho interpretato, anche Nietzsche stesso vede il superamento del cristianesimo come un altro spiritualismo, quindi è difficile essere imbevuti in una cultura millenaria del razionalismo, appunto platonico, da cui poi deriva il cristianesimo, e riuscire a non essere, a non vedere più una visione spirituale del mondo ed essere realmente atei. Per cui bisogna, quando appunto si parla di queste cose, soprattutto a persone che non conoscono, magari nel profondo, giustamente, insomma, si cerca di divulgare dei messaggi, dei segnali importanti, però rispetto agli anni 60, agli anni 70, capire anche che vanno collocati nel loro contesto, che non è più il nostro contesto, e quindi capire anche quali sono la Weltanschauung, no? La modalità, il contenitore in cui Nietzsche sviluppa il suo pensiero è il contenitore dell'Europa della fine dell'Ottocento, quindi ovviamente non dobbiamo valutare di prendere quello che lui dice nel suo contesto, laddove innova, laddove vede il cristianesimo come una malattia da combattere, che è una cosa assolutamente originale, anche per noi oggi, forse ancora uno dei poveri, l'unico ancora che, insomma, rispetto al 5-600, perché si parlava già del cristianesimo, teniamolo perché serve come religione sociale, c'è sempre stata questa visione aristocratica della cultura. Però diciamo che bisogna accompagnare le persone a superare il cristianesimo, quindi una visione aristocratica che fa parte di un mondo in cui in realtà ad essere detentori della cultura era un ristretto numero di persone, non è come oggi. E anche oggi vediamo che in realtà riuscire a far ragionare le persone in modo corretto non sarebbe così male, la democrazia sì, però sarebbe utile poter dire che non ogni idea è uguale a un'altra, no? Quindi una specie di aristocrazia culturale è riconosciuta, oggi non ci farebbe male, purtroppo invece non è così e ci troviamo a scontrarci, insomma. Sì, aggiungerei anche un attimo il discorso sullo stile a volte anche un po' retorico, nel senso quando dice appunto queste persone vorranno essere prese nelle nostre mani, c'è anche un po' di pathos dello scrittore, ecco, su alcune cose, però ripeto, io non sono tra quelli che vogliono negare tutti gli elementi, io riconosco, è una discussione che poi portiamo avanti da anni, che ci sono degli elementi difficili con cui dobbiamo fare i conti quando leggiamo Nietzsche, non è tutto rose e fiori, non è tutto meravigliosamente laico e contemporaneo, naturalmente, e quindi anche ammettere che, insomma, in un autore c'è qualcosa che ci può piacere e qualcosa che ci può non piacere. Io non vorrei contestare quello che dice Nietzsche, però in un certo senso le radici dell'Europa sono greche e romane, non sono cristiane. Noi eravamo politeisti, non monoteisti. La civiltà occidentale, le sue radici sono greche e romane, per cui in qualche senso, se vogliamo, sì, è vero che poi per migliaia di anni c'è stato il cristianesimo, diciamo che è stato imposto. Sì. Però io l'ho detto, Nietzsche non contesta, allora è vero che parla di morte di Dio, che poi era un cliché, perché non proprio un cliché, ma insomma era una formula che veniva già utilizzata, già da Hegel viene utilizzata la morte di Dio. Ma lui qui, e il discorso su Platone, è Platone l'opposizione, è la metafisica. La metafisica non è il monoteismo, è l'idea che ci sia una verità in sé, l'idea che ci sia un bene in sé, una verità assoluta. A cui fare riferimento, un'idea perfetta, quella di Platone. È Platone che
erede del razionalismo di Socrate, scinde il mondo in un mondo vero e in un mondo apparente, secondo Nietzsche. Il cristianesimo è una popolarizzazione e semplificazione e traduzione in senso religioso del platonismo, ma il vero obiettivo è Platone. Quando lui parla del superamento del cristianesimo, la fine della genealogia, il compito che si prefigge è una critica della verità, non è una critica della religione, perché il principio che sta alla base di tutte le forme culturali più elevate, religione, scienza, storia e arte, è il principio che la verità ha un valore metafisico, che c'è qualcosa da scoprire e che non che siamo noi a costruire un'immagine della realtà che appunto possiamo modificare, sulla base della quale possiamo intervenire. Quindi io sono d'accordo, e quello che dice lei è un problema che molti, proprio nel leggere Nietzsche, mettono sempre in luce. Ah, Nietzsche è anticristiano ma ha queste difficoltà. Se noi allarghiamo la visione e prendiamo il cristianesimo come tematica più ampia, appunto, qual è il problema che sta alla base? È l'ideale ascetico, scrive Nietzsche nella genealogia. L'ideale ascetico è questa fiducia assoluta nella verità. Se leggiamo il Crepuscolo degli Idoli, Crepuscolo degli Idoli è un testo che Nietzsche pubblica nel 1888 e che dovrebbe essere per lui la ricapitolazione del suo pensiero preparatorio poi alla sua filosofia della trasvalutazione. Il Crepuscolo degli Idoli inizia con Socrate, cioè ha una serie di capitoli che partono dalla grecità e tornano alla grecità e vedono in Socrate l'origine di tutto il problema, la razionalità. Dalla razionalità i vari capitoli si snodano in maniera veramente straordinaria, secondo una logica che mostra il problema fondamentale del pensiero occidentale, come questo problema si traduce in morale, come questo problema morale si traduce nella morale cristiana, come ci sono forme di vita declinante che derivano da questa morale cristiana e come allora si debba ritornare ai greci prima di Socrate, perché erano dotati di quella spiritualità non razionalista che appunto viveva in maniera naturalistica. E questo è il percorso che Nietzsche intende distruggere. È il cristianesimo platonico, non il cristianesimo biblico, che è l'obiettivo. Platone viene molto prima, cioè questo è un po' il discorso che intendeva fare. Io sono d'accordo sul discorso delle radici cristiane, anch'io son convinto di quello che dice lei, e su questo appunto imputavo inizialmente quando ho letto, ma però questa cosa delle radici cristiane. Poi però allargando il discorso penso che torni abbastanza, poi sì, ne possiamo discutere quanto. Cosa potrebbe scrivere oggi Nietzsche? Questa è una bellissima domanda, questa è una domanda, è un interrogativo affascinante, certo, certo, certo. Certo. Insomma, se dobbiamo guarire essere buoni gli europei, tanto più stiamo vicini alla radice della malattia, tanto più avremo sviluppato. Allora noi italiani siamo il futuro. Sì, sì, beh. Non a caso ho notato il primo festival laico umanista è stato realizzato in Italia, insomma, non sarà un caso, no? No, volevo dire, questo pensiero che ci hai descritto di Nietzsche, questo superamento della spiritualità verso un pensiero diverso, questo cambiamento, è un cambiamento che presuppone come il pensiero europeo uguale il pensiero, no? Tutto il resto non c'è nient'altro. Questo cambiamento, se ho una lettura corretta, con la realtà, un po', come dire, quello che stava succedendo quando lui lo vede, è quello che un po' poi si è realizzato nella cultura contemporanea nostra. In un mondo globale dove altre culture hanno un loro cambiamento. Allora, il cambiamento che suggerisce Nietzsche, quello in cui si passa da una, forse inteso come maturazione, nel suo caso, possiamo discutere se sia una maturazione o solo un cambiamento, da una visione spirituale a una visione diversa, è una regola generale, diciamo così, delle varie culture, la solo nostra, come si parlano nel dialogo filosofico contemporaneo in un mondo multiculturale. Le culture che hanno avuto questo cambiamento, quelle che non ce l'hanno avuto, come si parlano le filosofie di chi ritiene questo cambiamento auspicabile, quelli che invece non lo ritengono tale? Allora, questo è ovviamente un altro problema. All'epoca di Nietzsche ha un... Allora, innanzitutto il discorso dell'Europa come spazio culturale già estende il discorso all'America, però in generale il problema è quello della filosofia occidentale, quello a cui Nietzsche si contrappone è la filosofia occidentale. Ma Nietzsche,
si dedica anche criticamente, anche qualche parola critica al buddismo. Buddismo che però all'epoca di Nietzsche non era praticamente arrivato neanche in Germania. Gli viene veicolato attraverso Schopenhauer e quello che lui critica è l'idea del nirvana come annullamento. Lì vede un principio nichilista. In realtà ci sono stati degli studi successivi per un confronto anche interculturale tra il pensiero di Nietzsche e il pensiero orientale che hanno mostrato come ci siano alcuni, forse più di uno elemento che del buddismo o della cultura taoista Nietzsche avrebbe potuto apprezzare proprio perché spingono verso degli elementi antimetafisici. Uno tra tutti è l'eliminazione del soggetto, per esempio. E, ma anche la figura dell'insegnante, del sapiente. Zarathustra non a caso viene preso in Persia, cioè la scelta della figura è ovviamente una figura non cristiana, non greca, non occidentale. Lui cerca nella Persia il suo nuovo profeta. Quindi si aprirebbe secondo me tutto un discorso molto generale e il modo per rispondere è cercare scientificamente di andare a vedere quale fosse il fulcro effettivamente su cui Nietzsche individua il momento di passaggio per la maturità dell'Europa e vedere se questo fulcro non sia stato già raggiunto in altre civiltà oppure se altre civiltà si pongano lo stesso problema filosofico fondamentale. In questo senso credo che andando a cercare le radici comuni delle altre culture si potrebbe partire per un dialogo anche interreligioso, interculturale, come lo vogliamo chiamare. Noi che abbiamo insegnato filosofia spesso ci siamo adagiati sulle formule facili e ci piaceva tanto Socrate, per cui Socrate era l'inizio della filosofia, della democrazia. Quando ho scoperto che Socrate era amico dei tiranni e viene ucciso dalla democrazia sono andato in crisi. Oddio, che succede? Perché questo è quello che succede e non solo. Quando ho letto che Nietzsche imputa a Socrate l'inizio della frattura dell'uomo, questa mania di eretica, ma questo è quell'altro, tutti i problemi del sapere sono spezzettati e Nietzsche vuole invece ricomporre l'uomo. Quindi questa cosa mi ha fatto pensare se anche la democrazia, ma siamo tutti uguali, se io ho tutte le informazioni e al mio accanto c'è uno che non ha nessuna informazione, non siamo uguali, allora viva Montani, santo cielo, il maestro che insegna metro uguale per tutti è un cretino. Bisogna avere metri disuguali perché i ragazzi davanti a noi sono tutti diversi, quindi anche qui questa aristocrazia spesso usata in termini negativo che però mi ha fatto diventare fascista e nazista senza che lui lo sapesse, poveraccio, forse anche per colpa della sorella, ma insomma anche questo un errore in cui io ero in corso, pensavo che invece lui, e tu mi hai aiutato oggi a vedere una cosa diversa, credo fosse un germanista o un innamorato della cultura tedesca, e invece è critico e parla della comunicazione, quindi delle lingue. Se non ci capiamo, non c'è comunicazione possibile. Allora, permettimi che ti ricordi il mio vecchio amore, vecchio, continua a essere questo vecchio Lullo, il padre della lingua catalana, uno vissuto nel 1200, che per certe cose era pazzo come Nietzsche, voleva sterminare tutti gli ebrei e i musulmani, e poi ha capito che per ogni testa di musulmano che tagliavi non acquistavi una conversione, ma il musulmano ti tagliava la testa di un altro cristiano. Allora decide di studiare arabo, parlare arabo, e scrive 200 opere in arabo, e ironicamente alla fine della sua vita dice: ho tentato di convertire i musulmani, adesso mi chiamano il Christianus Arabicus. Lo trovo molto bello, che è quando ti contamini, la contaminazione. E allora ecco, anche questo è un elemento che si lega al discorso che ti facevo prima, che sarebbe importante portare, questo internazionalismo delle culture, via la patria, via il nazionalismo, che ci può aiutare a superare le difficoltà che abbiamo noi. Basta. Sì, beh, sul discorso della democrazia e del rapporto appunto che ci sia una che Nietzsche costruisca o pensi ad un rapporto dinamico comunque tra la dimensione aristocratica e la dimensione popolare, anche questa è una cosa su cui si può insistere, ecco, non è che determina due categorie che non possono relazionarsi tra di loro. E
Adesso poi di fare di Nietzsche un democratico, e quello proprio non lo possiamo fare. Anzi, nella democrazia, che però anche lì è la democrazia che legge Nietzsche, è la democrazia del darwinismo sociale che gli arriva dagli inglesi, anche lì letta non in maniera proprio, diciamo, coerentissima, quindi sono tutti spunti che gli arriva, ma l'idea sua era sempre quella della stagnazione del popolo. Cioè, l'idea è, nella democrazia io posso leggere un'applicazione del cristianesimo, perché tutti uguali vuol dire che allora non andiamo più da nessuna parte, è l'entropia in pratica. Ecco, questo era un po' quello che lui cercava di dire. Invece avere delle figure che guida, delle figure che spingono avanti, che stimolano un popolo, questo è quello che permette a un popolo di crescere. Anche lì però parliamo di democrazia in un senso diverso da cui usiamo questo termine adesso e da cui veniva usato il termine all'epoca dei greci, quindi dobbiamo sempre contestualizzare e ridiscutere. Però ecco, diciamo che su certe cose io trovo che Nietzsche abbia degli spunti interessanti e positivi, che poi però si traducono in affermazioni che a volte è difficile anche difendere, se vogliamo difendere, o comunque con cui bisogna un po' combattere, ecco, o riconoscere che su quello la pensava in quel modo, e appunto, ripeto, possiamo sempre non essere d'accordo, non è che dobbiamo fare di Nietzsche, se no, pensiero critico sarà... Conosceva Tocqueville, sì, anche conosceva un po' di francesi, sì, di filosofia politica, la Rochefoucauld, e sì, aveva in realtà, Nietzsche aveva una conoscenza molto ampia di molte cose e una conoscenza limitata su alcune cose specifiche. Per esempio di storia della filosofia non aveva approfondito poi così tanto, mentre faceva molte letture scientifiche, questo poi è il mio ambito di studio. Cioè a vedere la biblioteca di Nietzsche si trova una conoscenza molto ampia, molto vasta su tante cose, ma appunto nel caso dei filosofi, per esempio Aristotele non lo deve aver mai letto direttamente, di Kant ha letto alcune cose ma altre in forma manualistica, quindi non era il filosofo di professione che si legge, conosce perfettamente in maniera sistematica il pensiero, e aveva un po' di spunti, alcune cose le leggeva in traduzione, e però conosceva quello, leggeva molte riviste francesi, la Revue des Deux Mondes per esempio, e quindi molte cose le trovava in quegli articoli, ci sono molti, erano le cose dibattute all'epoca, era molto attento alla contemporaneità. Un po' come potremmo essere noi, appunto. Infatti nelle sue opere spesso si trovano cifrati, mascherati, delle citazioni che evidentemente al lettore contemporaneo erano quasi ovvie. Quindi lui usa alcuni termini e noi poi andando a vedere diciamo ma qua sta citando questo, però non lo dice, però evidentemente era perché immaginava che fosse una cosa di uso comune, però là è molto interessante andare a vedere allora perché usa un certo termine, perché usa una certa frase, perché allora fa capire tutto il contesto entro cui inserisce una serie di discorsi. Sì, comunque ecco, anche i francesi erano molto, molto ben conosciuti da questo punto di vista. Grazie a voi, grazie. Il nostro relatore, innanzitutto lo ringrazio veramente tantissimo per aver preso il tempo di venirci a raccontare Nietzsche.